Oggi andiamo a realizzare un'altra puntata in cui parliamo di audio e di come è possibile riprenderlo con la massima qualità possibile con i microfoni che abbiamo a disposizione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi parlo della mia esperienza con il microfono Holyland Lark M1. Vi ho già fatto l'unboxing di questo microfono, oggi andremo a vedere come si comporta in condizioni abbastanza estreme. Prima di incominciare vi ricordo che questo è un canale che tratta fotografia, videomaking e design, per cui anche l'audio ogni tanto rientra negli argomenti che andiamo a trattare. Se tutto ciò incontra il vostro interesse, io vi consiglio di iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e attivate anche la campanella in modo da non perdervi nessun contenuto. Vi ricordo che l'iscrizione a questo canale è completamente gratuita, vi ricordo anche che noi rispettiamo l'ambiente perché utilizziamo solo componenti riciclate per la realizzazione di tutti i nostri video. Inoltre, per ogni like che prenderà questo video, pianteremo un albero in Patagonia. Molto bene, andiamo a fare un unboxing seconda versione. Come vedete qui abbiamo il case. Facciamo un po' di ASMR. Abbiamo il case dell'Holyland Lark M1. Come già detto, a me è piaciuto molto. Vi faccio rivedere l'accrocchio. Allora, fondamentalmente noi abbiamo questo scatolino carino con i quattro puntini. Quando io lo apro, non so se riuscite a vedere, quando io lo apro i puntini si illuminano e ci segnalano il livello di carica dei microfoni. I microfoni sono molto molto fighi perché si tirano fuori, sono piccolini così, si attaccano al bavero. E questo è il ricevitore che si può attaccare via filo e si può attaccare sia allo smartphone, sia a una fotocamera o videocamera, sia a un computer. Ho fatto tutte le prove, funziona sempre perfettamente. Ora, una cosa che vi segnalo, perché va bene parlarvi di quando ha performato bene, ma vi segnalo anche quando non ha performato bene. Allora, questo microfono ha un difetto. A differenza di altri microfoni che ho utilizzato, a differenza di altri lavalier che ho usato, di altre pulci che ho utilizzato, io sono sempre stato abituato a metterle anche molto vicine al, diciamo, sul bavero della maglietta, anche molto vicini al collo della persona che parla. Con molti microfoni anche di qualità, ma anche schifosi perché ne ho usati entrambi, con molti microfoni che ho utilizzato io andavo a fare questo lavoro qui. Faccio vedere, no? Andavo a fare questo lavoro qui, mettevo il microfono in questa posizione. Ora, come potete vedere, sulla mia maglietta questo pende avanti. Questo dipende dalla qualità della stoffa della maglietta e varia da persona a persona perché ognuno è vestito in modo diverso. Vi segnalo questa cosa che mi è successa. Mi è capitato di metterlo sul bavero della maglietta di una persona che aveva un collo più teso, aveva un collo della maglietta più teso, magari era nuova o magari aveva il collo più grosso lui o magari il collo della maglietta era stato stirato, inamidato, non lo so, fatto sta che era più stretto. Quindi quello che è successo è stato che diciamo la parte terminale del microfono era proprio puntata contro la gola della persona. Questo ha rovinato l'intera registrazione, per cui abbiamo ridoppiato la cosa successivamente. Ve lo segnalo perché la parte terminale del microfono, quindi la riconoscete perché ci sono i forellini e dentro c'è la capsula, non deve essere bloccata da niente, non deve essere a contatto con niente, deve essere libera. Quindi piuttosto che metterlo, io adesso ci sto molto attento, nel caso lo metta su me stesso, io so più o meno che a me penzola in avanti e quindi va bene, ma se invece facesse questo, se andasse a picchiare qua contro, mi rovinerebbe la ripresa. Per cui in quel caso è meglio metterlo da qualche altra parte, sul bavero di qualcos'altro, se siamo in situazioni estreme piuttosto meglio tenerlo in mano, perché altrimenti corriamo il rischio. Se questa parte si appoggia dovunque, c'è il rischio che la ripresa esca rovinata. Per cui questo è un, se vogliamo, difettino di cui mi sono accorto, basta saperlo e non si commette più lo stesso errore. Adesso andiamo a parlare invece di quando questo microfono si è comportato bene. Perché allora, devo dire, in ripresa normalmente la pulizia, la qualità audio è abbastanza buona. Come potete vedere io sono tornato a usare il Blue Yeti e vi dico subito perché. Perché nonostante questo microfono sia molto buono e molto comodo, soprattutto molto comodo, mi permetteva di avere quest'area libera in modo da poter gesticolare, farvi vedere cose, però la qualità è una cosa diversa. Il Blue Yeti è un microfono grosso, cioè so se riuscite a vedere la differenza, cioè il Blue Yeti è grosso 6 volte la scatola, figuriamoci i microfoni, per cui è evidente che la capsula è di una qualità diversa, è evidente che la qualità audio che io riesco a tirare fuori da questo microfono è 3 o 4 volte migliore rispetto a quella che si tira fuori da un Lark M1. L'Lark M1 è buono,
però questo ti dà quel qualcosina in più e siccome io qui sono in un contesto da studio, mi piace, visto che ho anche pagato il Blue Yeti, mi piace pensare di tirare fuori il massimo dalla mia strumentazione, quindi sono tornato per il momento a utilizzare il Blue Yeti. Fatemi sapere in un commento se avete sentito la differenza nel video in cui parlavo dell'Arc M1, l'ho anche utilizzato per farvelo sentire, fatemi sapere se voi da casa percepite la differenza, io in cuffia la sento molto. Ora vado a parlarvi della mia esperienza con questo microfono, perché devo dire buona, esperienza molto buona, nel senso che io lo sto utilizzando per un mio cliente fisso a cui realizzo dei video di YouTube, a cui fra l'altro vi rimando anche perché si chiama 9000 giri elaborazioni ed è un canale che parla di automobili, quindi credo che a molti possa anche piacere. Io guardo le statistiche e mi sono reso conto, guardando le statistiche, che pressoché il 99% dei miei follower o comunque di chi fruisce i miei contenuti è maschio, quindi credo insomma che se siete tutti maschi credo che vi possano anche piacere le auto, per cui vi invito anche ad andare a dare un'occhiata al suo canale perché si vedono delle belle vetture spesso e volentieri. Ora, parlando di questo cliente, è un'officina in cui si realizzano delle lavorazioni, quindi si elaborano dei veicoli e quindi spesso e volentieri c'è rumore perché c'è gente che lavora, quindi magari ci sono dei flessibili in azione, ci sono degli avvitatori in azione, ci sono magari i condizionatori in funzione perché fa un freddo bello, per cui c'è il sistema di riscaldamento con le ventole, per cui c'è rumore lì dentro. Io sono molto contento di come sta performando questo microfono perché riesce a catturarmi la voce abbastanza bene e a isolarmela abbastanza bene dal rumore di fondo. Adesso vado a farvi vedere magari una mini clip, così vi rendete conto della qualità che può dare questo microfono in esterna, quindi in una situazione che non è proprio priva di rumori di disturbo. Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vogliamo presentarvi una macchina che secondo noi è una macchina molto interessante, non è la prima che abbiamo a disposizione. È una BMW, una M240. La serie, l'ultima serie, la G87. Bene, come avete potuto vedere, la qualità audio rimane assolutamente decente, cioè è assolutamente presentabile, non è perfettamente crisp come si ottiene con un microfono da studio in una condizione da studio, perché qui abbiamo una stanza semitrattata, io sono vicino al microfono, non ci sono rumori di disturbo, quindi ci sta che adesso venga meglio piuttosto che in esterna con un microfono più piccolo. Però se dobbiamo fare la somma di costi e benefici, l'Arc M1 costa pure meno del Blue Yeti, se ricordo bene, quindi diciamo che è assolutamente vantaggioso. Ora voglio farvi vedere un'altra cosa, e questa è una cosa che mi ha veramente lasciato sbalordito. Vi faccio vedere una ripresa con la riduzione del rumore attiva in un contesto veramente proibitivo. Questo è un umidificatore a elettrodi immersi, in questo caso sta funzionando, stiamo generando 45 kg ora di vapore necessari per integrare l'umidità in camera. L'umidità viene rilevata tramite delle sonde sulla ripresa, il valore viene mandato al controllore, il controllore in base al valore rilevato a set point impostato manda un segnale in uscita 0,10 volt per comandare più o meno quanto vapore produrre. Ok, vi ho fatto vedere un brevissimo spezzone, era semplicemente per darvi l'idea. Quella è una ripresa che è stata realizzata durante il montaggio di una camera bianca, quindi con un mio cliente che allestisce camere bianche, proprio fa quello, è un ingegnere che crea e allestisce camere bianche, quindi sono delle stanze sterili dove si fanno lavorazioni chimiche o cose del genere, farmaceutiche, quindi belle cose, anche costose. E ci sono delle prese d'aria, ci sono dei filtri che depurano l'aria a ciclo continuo e c'era un rumore lì dentro che era veramente molto forte. Adesso io non avevo un rilevatore di decibel, però vi posso dire per esperienza, vi assicuro che quel rumore di aria, quel riciclo d'aria era tranquillamente sugli 80-90 decibel, quindi era veramente molto forte. Per farvi capire, a 100 decibel è la soglia del dolore per l'udito umano, quindi era un rumore veramente opprimente. Quello che vi ho fatto sentire era il risultato di un parlato con la riduzione del rumore attiva in una condizione di quel tipo, per cui vedete che questo microfono con la riduzione del rumore attiva non tira fuori un audio di una qualità spettacolare. Ovviamente non è che dici la prossima volta che Madonna fa un concerto usa quello sicuro, no, non è fatto per quello. Però in un contesto sfidante come questo, in un contesto proibitivo, ecco che con la riduzione del rumore riusciamo a portarci a casa un audio utilizzabile, un audio spendibile, un audio che non ci faccia dire abbiamo buttato tempo, lo dobbiamo rifare, perché comunque con un audio di questo tipo è presentabile, io posso presentare una ripresa di questo tipo.
tipo al mio cliente e lui può presentarla ai suoi, perché comunque si riesce a capire quello che dice, si riesce a capire che l'ambiente era proibitivo, che c'era rumore, e quindi glielo si perdona, perché uno dice stai facendo una ripresa durante una tua installazione, quindi ci sta che non sia audio pulito, non sei in studio, è evidente che c'è del rumore, però riesci ad avere un audio con cui te la giochi, un audio che poi puoi presentare, e questa secondo me è un'ottima cosa di questo microfono, è proprio la cosa che mi fa dire versatile, ci sta, perché questo lo si può usare sia in studio, se io adesso non avessi il Blue Yeti potrei usare quello tranquillamente, me lo attacco e si collega da solo e funziona benissimo, quindi anche per quella facilità di utilizzo sono molto contento, e poi la versatilità di utilizzo, perché lo puoi utilizzare al chiuso, lo puoi utilizzare all'aperto, c'ha il gatto morto se c'è vento, quindi c'ha anche i suoi accessori, nel momento in cui c'è baccano, stai facendo una ripresa, a me capita molto, io faccio video industriale, per cui mi capita spesso di essere in cantiere magari non edile, magari non stanno costruendo palazzi, però cioè io ho fatto riprese in miniera, ho fatto riprese in impianti di produzione, quindi cose che vanno, macchinari, robot, bracci meccanici, cioè c'è roba che funziona e che fa rumore. Ovviamente i clienti non escono dal loro contesto, non vengono in studio a fare le riprese, a farle bene, preferiscono che vada tu lì perché non vogliono perdere tempo e ti pagano anche per quello, per cui ecco che un microfono come questo un po' ti salva. Tu glielo dici al cliente, ovviamente io lo dico sempre, guarda, se vuoi una roba perfetta andiamo in studio, facciamo delle cose belle con dei microfoni, con delle luci. Risposta del cliente 99% delle volte è no, non me ne frega niente, vieni tu da me, io non ci ho sbatti, sta cosa non la voglio neanche fare, mi hanno ordinato di farla ma io non devo perdere tempo. Va bene, allora vengo io, però tu sai che avremo una qualità lievemente inferiore e quei rumoracci che ci sono lì io te li posso schermare con un microfono come questo, non completamente, un pochino si sentiranno e avrai una qualità di voce che non è quella che sentite adesso da un microfono come questo. L'importante è saperlo. Se il cliente accetta una cosa del genere, con l'Hollyland Lark M1 ve la cavate alla grande, anche in contesti davvero molto proibitivi, come vi ho dimostrato. Bene amici, ma io chiacchierò anche troppo, a questo punto vi lascio spazio nei commenti, fatemi sapere se avete domande, curiosità, perplessità su questo tipo di sistema. Io per quello che posso dirvi l'ho testato e non mi ha mai dato problemi. Fatemi sapere anche se siete più dietro alla fotografia o al videomaking, così cerco di tarare i contenuti anche basandomi su questo. Vi ricordo di mettere un like a questo video se l'avete trovato utile e interessante, se vi ha veicolato sull'acquisto di un microfono piuttosto che di un altro. Io non mi stupirei se ve ne tornaste a casa con un Blue Yeti dopo aver visto un video come questo, perché insomma la qualità è una cosa diversa, però appunto c'è contesto dove lo si può usare e contesto dove invece non lo si può usare. Signori, io e tutti i miei microfoni vi diamo appuntamento al prossimo video.